C'è chi aspetta i vaccini aggiornati sulle nuove varianti, chi già si è contagiato e ha la sua dote di anticorpi naturali da Covid e chi invece ha fatto o ha prenotato il richiamo con i vaccini che finora sono stati impiegati per contenere la circolazione del virus. Di certo c'è che questo aumento così significativo dei contagi in questa terza estate di pandemia ha rimesso in discussione molte certezze, compresa quella che faceva della bella stagione un momento dell'anno libero dal Covid. Anche per questo il tema della vaccinazione è uno dei più dibattuti sul fronte dell'emergenza sanitaria. Giustino Parruti, direttore dell'unità operativa complessa di malattie infettive della ASL di Pescara, non ha dubbi sul fatto che i vaccini che abbiamo funzionano e lo sappiamo. I vaccini che arriveranno, e c'è anche un editoriale scientifico che pone la stessa questione che sto ponendo io, avranno comunque il limite di durata legato alla vaccinazione per un virus RNA, cioè i virus RNA lasciano poca memoria, come l'influenza, come tanti altri virus mutanti. Dopo un anno, in generale, l'immunità residua non è sufficiente, anche se è stata più larga possibile la presentazione di particole nel vaccino che ci possano coprire per tutte le varianti. Dopo un anno dobbiamo fare il richiamo lo stesso. Quindi, siccome il vaccino attuale funziona sulle varianti attuali, facciamo adesso il vaccino. In 2 anni di pandemia, professore, com'è cambiato questo virus e cosa dobbiamo aspettarci? Quando finalmente ce ne libereremo? Perché dal ceppo originale di Wuhan siamo passati di variante in sottovariante a questa Omicron 5 che adesso è colpevole di questa impennata dei contagi, e però già nei giorni scorsi si parlava della nuova sottovariante scoperta in India e già diffusa in vari paesi. Cosa ci aspetteremo quindi? Nel 1884 ci vollero 20 anni perché l'ultimo coronavirus che era arrivato prima di questo si adattasse perfettamente alla specie umana. Noi siamo convinti, ma la convinzione è basata su dati scientifici, che ci vorrà molto meno in una popolazione mondiale largamente vaccinata. Perché che cosa succede? Ci aiuterà il virus. Il virus compete, cioè possono sopravvivere e diffondersi rapidamente nella popolazione i virus che sono più contagiosi. Tra questi, ovviamente, quelli che impattano meno sul fisico e sulle condizioni generali degli infetti sono quelli che continuano a circolare di più. Se io sono asintomatico e esco per 10 sere a cena, posso infettare molte più persone non sapendolo. Se io dopo 2 giorni mi sento male, mi fermo e quindi smetto di far veicolare quella variante che ho. Allora, le varianti più contagiose e nello stesso tempo meno clinicamente impattanti sono quelle che prenderanno il sopravvento. Quanto ci potrà volere? Siamo già a buon punto. Sicuramente Omicron 2 e meglio ancora Omicron 5 hanno connotazioni clinicamente un po' più leggere, ma dobbiamo stare sempre molto attenti perché per quello che vi ho detto finora e per quello che vediamo. Probabilmente da qui a 12-18 mesi questo continuo inseguirsi di competizione mondiale fra le varianti potrebbe portarci in acque più sicure.